Benvenuti su Ultimissima. Prima di cominciare ti invito ad iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nostri prossimi video. Un gesto semplice ma per noi molto importante. Grazie. Addio a Pippo Corigliano, storico portavoce dell'Opus Dei, spentosi a 82 anni. Conosciuto per il suo impegno nella formazione spirituale dei giovani e per il suo spirito ironico e positivo, Giuseppe Corigliano ha lasciato un'impronta indelebile nella cultura e spiritualità italiana. Nato a Napoli il 31 maggio 1942, Corigliano ha intrapreso il suo percorso nell'Opus Dei a 18 anni come numerario, dedicando la sua vita all'organizzazione fondata da San José María. Dal 1970 al 2011 ha diretto l'ufficio informazioni dell'Opus Dei per l'Italia, vivendo eventi cruciali come la morte di San José María, l'elezione dell'Opus Dei a prelatura personale e la canonizzazione del fondatore. Dopo il pensionamento, Corigliano si è dedicato alla scrittura, utilizzando l'interesse suscitato da opere come il Codice da Vinci per chiarire temi spirituali e soprannaturali. Attraverso il suo blog Preferisco il Paradiso, ha condiviso riflessioni quotidiane combinando profondità spirituale e leggerezza. La sua scomparsa lascia un vuoto, ma il suo ricordo vive nei suoi scritti e nell'impatto su molte vite. Corigliano ha rappresentato un punto di riferimento nella comunicazione e nella diffusione dei valori dell'Opus Dei, ricordandoci l'importanza di vivere con integrità, fede e umorismo. Se volete lasciare un messaggio di condoglianze, fatelo nei commenti. Grazie.